In occasione della revisione ventennale degli impianti funiviari di Boisson-Chamois in Valle d'Aosta e Cortina Faloria, la cosiddetta Grande Signora, una funivia storica, siamo stati coinvolti nel progetto di revamping dei sistemi tecnologici. Fino ad oggi i sistemi tradizionali utilizzati nel mondo funiviario, seppur con garanzie di un'enorme stabilità, hanno la pecca di offrire pochissima banda, parliamo di 100-200 kilobit. Le soluzioni Cisco ci hanno permesso invece di ovviare a questo problema, permettendo di arrivare fino a 100 megabit di banda a bordo delle cabine. La funivia di Faloria Cortina ha un'anima prettamente turistica, infatti viene utilizzata d'inverno per portare in quota gli sciatori e d'estate per portare in quota i biker. La funivia di Boisson-Chamois è un TPL, ovvero un trasporto pubblico locale, quindi è una funivia che serve il paesino di Chamois, raggiungibile solamente con la funivia se non con mulattiere o percorsi non fruibili alle persone anziane. Seppur con anima diverse, le richieste dei gestori degli impianti erano i medesimi, ovvero avere dei sistemi resilienti che garantissero continuità operativa alla funivia. La soluzione IoT di Cisco ci ha permesso di garantire proprio questa resilienza che è stata fondamentale nella progettazione dei nostri sistemi. Il sistema tradizionale magneto-induttivo capacitivo utilizza la fune portante e la fune di traino per la trasmissione dei segnali. L'innovativa soluzione di Cisco ci ha permesso di realizzare un sistema di trasmissione basato su rete wireless, sfruttando innanzitutto delle frequenze non licenziate, quindi non soggette ad alcun canone o concessione governativa, e ci ha garantito la possibilità di fare l'endover o end-off, ovvero il cambio cella durante il movimento della cabina lungo il percorso, senza perdita di connettività. Questa è una feature fondamentale per la trasmissione dei segnali di sicurezza, ad esempio la chiusura delle porte, lo stato della pompa dei freni e lo stato dei sistemi di bordo legati alla safety dei passeggeri. Questa innovazione ha permesso inoltre l'installazione di telecamere interne per la supervisione dell'area di stazionamento dei passeggeri e di telecamere esterne per la visione della via di corsa, oltre a sistemi audio bidirezionali sia ad utilizzo del vetturino sia ad utilizzo dei passeggeri in caso di emergenza. La digitalizzazione dei sistemi ha portato un aumento notevole della sicurezza ed una serie di benefici. Ad esempio, il gestore ora può monitorare tutti i sistemi dalla sala controllo, eseguendo anche una serie di controlli e ripristini. I passeggeri possono usufruire di contenuti digitali on board. Queste due esperienze hanno dimostrato che la digitalizzazione di un mondo prettamente analogico, quale quello del trasporto a fune, non solo sia possibile, ma anzi sia auspicabile, in virtù degli innumerevoli vantaggi che questo comporta, quali la resilienza, i servizi innovativi introdotti e la cyber security. Ci auguriamo che Boisson-Chamois e Faloria Cortina possano diventare modelli da seguire anche in vista delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026.